E allora iniziamo il nostro viaggio nel mondo della cucina dello Sri Lanka. Al mio fianco vedete Chef Duminda, che è un vero e proprio star della cucina dello Sri Lanka, e quindi ci farà avvicinare a questo mondo un po' più posh, un po' più stylish della cucina dello Sri Lanka. So, Duminda, Chef Duminda, thank you for being here. Grazie di essere qui. You are a star in Sri Lanka, is right? Actually, I don't know. Sì, effettivamente sì, io non posso dire di essere una star, però ad ogni modo cerco di fare tutto quello che posso, registro trasmissioni televisive, partecipo a programmi, scrivo degli articoli, sono stato anche un dipendente dell'esercito, che cos'altro? E quindi Chef Duminda con la sua cucina cerca di diffondere attraverso il popolo dello Sri Lanka che lo guarda, che lo segue e che lo ama, la filosofia, questa nuova filosofia del cibo. And so Duminda, you are trying to teach people in Sri Lanka that loves you and follows you the new philosophy of food and the new style of food, is right? Yes, true. Actually, for a long sì, effettivamente time, così. Io mi rendo conto che in questo momento si perde quello che è il concetto del cibo tradizionale. Quindi ciò che tendo a fare io in questo momento è riportare le vecchie tradizioni della vecchia cucina, però in un modo fusion. Il nostro chef Duminda in questo momento ci sta mostrando gli ingredienti che servono per comporre questa ricetta, e cura canalapa. Vediamo delle verdure tagliate e poi le grandi spezie che fanno grande la cucina dello Sri Lanka. Non manca il curry, il cumino, il turmeric, che è la curcuma. E poi aglio e zenzero mischiati insieme non possono mancare. Chef Duminda sta creando questo impasto che è composto da questa curacan, questa farina curacan, e poi una farina di grano normale. So why I am putting wheat flour? I want just to give a nice blend, otherwise the curacan flour is very hard and it will break off your roti. Questo è proprio un modo per rendere più occidentali i sapori, quindi restare in questa cucina più fusion, le due farine mischiate, perché la curacan è molto forte, ha un sapore molto forte. Adesso aggiungiamo le spezie subito. Sprinkle some curry powder as well to give the curry flavor into your. Questo è proprio il curry, eh? Vediamo dal colore intenso giallo e dell'acqua. And some water. Acqua. You have to be very careful that it comes to water. Don't put so much of water suddenly. And mettere poca acqua per volta per non disperdere le dosi. E si inizia a mischiare. Quindi le due farine si uniscono all'acqua e al curry. Vedete la manualità dello chef Duminda che riesce a creare questa palla, questo palla che si appoggia. Exactly. Make sure when you touch this, it should be go on. Ecco, questa è la consistenza esatta. Toccandola deve lasciare leggermente l'impronta ma non disfarsi. Welcome back to the next step, second step. Ecco il secondo step, abbiamo una carota che è stata pelata e si taglia nel senso del lungo. Poi c'è la grande manualità dello chef Duminda che la taglia in un secondo. Guardate che meraviglia. Anche appena tornati dall'ufficio, in un attimo si può fare, è molto veloce. Boil carrot and chopped up nicely. Basta bollire. E queste sono le cipolle. Guardate che velocità. Ecco, magari a casa si fa un po' più lentamente. I don't forget to put some celery because I love celery. Un po' di sedano ci sta sempre, è molto fresco e buono e ci piace. And I want to give some Sri Lankan and Asian flavors into that. So I queste sono put some curry. Come in Italia si usa i sapori, il basilico, il prezzemolo, queste sono spezie dello Sri Lanka, so che danno profumo. Less than 2 minutes. 2 minuti. So I'll go to the stove to saute those things. Adesso si fa saltare tutto in padella ed è fatto. Yeah. So we go for some olive oil into it. Olio d'oliva, anche nello Sri Lanka si usa l'olio d'oliva e si buttano. Guardate che fiammata, perché è caldissimo. E si buttano tutte le verdure.
E ecco un'altra fase di preparazione di questo piatto dello chef Duminda, la palletta di farina che abbiamo visto è stata mischiata, due tipi di farine, curacan e farina bianca. Si divide in due e si inizia a lavorare con le mani di nuovo a fare una polpetta di farina. Abbiamo usato una pellicola trasparente che è la base della preparazione di questo piatto. Si lavora con le mani, si schiaccia, si appiattisce. E il mix di verdure che abbiamo cotto prima, scottato in padella molto velocemente, cipolla, sedano e aglio, un po' come il nostro soffritto, più qualche spezia dello Sri Lanka, viene adagiata su questa forma rotonda e ora la si chiude come un involtino, si arrotola intorno al ripieno e ora si prende la pellicola e si arrotola ancora intorno al rotolo che abbiamo appena composto. E ora la salsiccia che abbiamo preparato con questa farina e ripieno di verdure viene gettata nella pentola per cuocerlo al vapore. E lo zenzero tritato per dare quel tocco di spicy alla ricetta. Si possono usare questi ingredienti, il curry. Ancora il curry, cardamomo. Fa andare sulla pentola, fa rosolare con l'olio. Lentamente, non si deve bruciare perché sennò lascia quel sapore amarognolo in bocca. Si prosegue con i pomodori tagliati a cubetti. Quindi quando dicevamo di cucina fusion, eccola, olio d'oliva, pomodori e sapori dell'Asia, dello Sri Lanka. And here I have used, I tell you the secret, I have made the tomato concasse first and I will blend after it. Questa è una concassè di pomodori che è stata preparata prima, quindi un concentrato di pomodori che è stato preparato prima per aggiungere colore e sapore alla salsa. Remove the, si toglie la pellicola. Vediamo se ha cotto bene. Intanto si nota subito che ha cambiato colore, è diventato più scuro. So already done. Now. Perfetto. Yeah. È cotto. Nicely done. Sì. Perfetto. E quindi ora si impiatta per renderlo ancora più buono. E si appoggiano le fette di questo roll. Molto semplice, abbiamo visto la preparazione, verdure cotte, saltate in padella, inserite in questa piadina arrotolata con farina curacan e farina bianca per renderlo un sapore più adatto al nostro palato, meno intenso. Si può mangiare anche così, è buonissimo, ma per un tocco di bontà in più si aggiunge questa salsa che abbiamo visto fatta con pomodoro fresco, pomodoro concentrato, spezie e latte di cocco e curry ovviamente, che non può mai mancare. E un po' di peperoncino anche viene aggiunto al piatto per dare un pizzico di colore, sempre perché di verde, foglie di coriandolo fresco per dare un tocco di colore
di freschezza al piatto e poi un po' di peperoncino. Sempre nei piatti ci vuole un po' di freschezza. Ed ecco qui, meraviglioso.